Ciao a tutti amici, allora riprendiamo il video che avevo lasciato, che avevo interrotto l'altra volta per parlare ancora del mio iPhone 2G. Allora, questo iPhone 2G, grazie ai ragazzi mitici di iPhoneasti, praticamente mi hanno installato iOS.1, praticamente l'ultimo iOS dell'Apple. Come potete vedere, il cambiamento è notevole, anche se il film dovrebbe essere adesso vi faccio vedere, informazioni. Allora, la versione è sempre la 3.1.3, quella ultima che si può installare su questo iPhone 2G, però con diverse modifiche sono riuscito a installarmi iOS 6. L'ultimo che anche questo si può installare, logicamente il film è quello, però cambia sicuramente aspetto, sembra un telefono quasi pari a quelli che ci sono adesso, con molte funzioni in più. Come vedete c'è pure iCloud, che sicuramente, vabbè, non è, come, cioè, sicuramente è quello che c'è negli ultimi iPhone. E come vedete c'è l'email, i contatti, i calendari, si può fare il backup e tante altre funzioni. Come potete vedere si può anche mettere lo sfondo, che sul film normale non si potrebbe. Ci sono un sacco di applicazioni, adesso vi faremo vedere come si possono installare, tra cui WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram, Facebook, io non ho ancora YouTube, che anche quello era un problema, nel senso che non si poteva installare. Allora, adesso facciamo vedere Facebook, che è pari al Facebook che c'è sui 4, 4S, 5. Adesso aspettiamo un attimo che si carichi, sono collegato. Come potete vedere è abbastanza veloce. Più o meno, vabbè, non è paragonabile a quelli che ci sono adesso. Vediamo se sta ancora caricando. Vediamo se si sblocca. Ok, sta sbloccando. No, abbiamo sbagliato pagina. E torniamo un attimo indietro. Dato un attimo, ecco, subito, dato un attimo in tilt. Riproviamo a vedere se si carica. Ok, speriamo che si possa vedere qualcosa. Ok, come potete vedere scorre, vabbè, non è come 4S o gli ultimi, però comunque, se qualcuno avesse ancora qualche terminale vecchio e si può installare questa versione di iOS, non è male. Come vedete scorre abbastanza bene. Mi pare che avevo visto c'aveva anche, no, vabbè, lo stato, vabbè, comunque è tutto in inglese. Sono le foto, le notifiche, vabbè, le solite cose. Chiudiamo qua. Vabbè, altre applicazioni, Skype, cose devo ancora programmarle. Proviamo a vedere YouTube se si apre. Io avevo il problema anche che non. Ok, perfetto. Si apre perfettamente. Proviamo a vedere il video se si vede. Ok, è anche abbastanza veloce. Si vede bene. Ok, come vedete anche con questa nuova versione anche i pulsanti sono cambiati e sono versione questa qui cromata. Ok, allora, dopo fatto tutto questo possiamo provare ancora Safari, tanto per curiosità, per vedere. Io non ci ho ancora tanto smanettato. Però diciamo che anche, vabbè, adesso non c'è neanche la SIM dentro, c'è solo la copertura WiFi.
Comunque, penso che, vabbè, qui la posizione, rifiutiamo. Apriamo una pagina, la classica della Repubblica, tanto così per... La Repubblica. Tanto per vedere, vabbè, la velocità sicuramente è rimasta la sua. Però diciamo che mi sembra con sta release nuova che si può installare su tutti i telefoni, i 2G, 3G, 3GS, si può tranquillamente installare iOS 6, perché più in là poi vabbè, non si può mettere. Comunque devo dire che secondo me rispetto a prima, poi mettendoci una scheda che insomma vada abbastanza bene, scorre abbastanza tutto bene. Allora, adesso un'ultima cosa, perché poi se no il video diventa troppo noioso. Allora, vi faccio vedere come installare le applicazioni. Allora, come vedete anche qua lo scenario. Ah, possiamo far vedere le immagini che si può mettere come sfondo. Nell'immagini. Vabbè, c'è la percentuale della batteria. Come potete vedere, nella fotocamera, ecco, nella fotocamera adesso è stato aggiunto anche il video, oltre che la fotocamera si può fare il video. Se noi giriamo e mettiamo il video, appare side record, schiacciando qua lui parte e si può fare il video, che prima logicamente si poteva fare solo le foto. Un'altra cosa, impostazioni, possiamo ancora farvi vedere che si può mettere luminosità sfondo, vedete, si può mettere o dal rullino o dallo sfondo. Proviamo a mettere questa qua verde. Impostiamo, c'è blocca schermo, schermata home, il classico che insomma si può fare. Vediamo, impostiamo entrambi. Poi c'è la luminosità automatica. Ritorniamo indietro. Ok, come potete vedere, lo sfondo è stato segnato. Anche qua spegniamo. Ok, c'è lo sfondo, perfetto. Boh, vabbè, memo vocali, solite cose che c'è anche l'edicola. iTunes, la musica. Ecco, allora adesso per installare un'applicazione andiamo sull'App Store. Sicuramente non è la schermata come c'è sui 4S, adesso non mi fa connettere, riproviamo un'altra volta, vediamo. Ecco, allora ci sono l'App Store, il Time Machine, Fidia, che penso si possa installare, io non l'ho ancora installata. Proviamo a vedere se questa volta mi fa niente, non mi fa, non lo so perché, non mi fa entrare nella ah, ok, primo piano. Vabbè, ragazzi, non è velocissimo. Comunque, diciamo, messo a posto come l'ho fatto mettere io, sperate che magari tra un paio d'anni possa valere. Allora, adesso proviamo a scaricare un gioco, qualsiasi cavolata vediamo questo qua. Che non sia tanto pesante, vabbè, tanto per farvi vedere. Facciamo un'installazione, niente, subito ho preso quella sbagliata. Vediamo, come vedete ci sono tutte le cose che ci sono sull'App Store normale. Vediamo. Andiamo in meteo. Il meteo dovrebbe installarlo. Prendiamone una a caso, quelle gratuite.
Allora, vediamo se mi fa installare questa. Scusate, il video è abbastanza lungo. Vediamo se è impallato o cosa sta facendo. Se riesce a scaricarmelo. In teoria dovrebbe funzionare. Proviamo se. Ecco, IS43. Comunque, va bene ragazzi, questo è quanto. Comunque bisogna trovare un'applicazione compatibile. Adesso quelle che si potevano installare mi sono già state installate, quindi volevo farvi vedere come scaricare. Comunque, una volta che lui scarica, andrà su un'altra pagina dove potete vedere il download dell'applicazione. L'applicazione scaricata. Allora, ho notato c'è anche, vediamo se funziona, c'è anche Firi. Adesso proviamo. Qui c'è il per cancellare, però questa qua c'è la possibilità, però non si può cancellare il doppio tap. Vediamo se mi fa partire Firi. Riuscito a farlo partire. Cosa che non ho premuto. What's your name? My name is Sara. Ok, mi sa, vabbè, non è nel Siri di adesso. Comunque, anche questo in inglese. Se qualcuno sa dirmi come farlo trasformare in italiano, vi ringrazio. Ok, ragazzi, adesso chiudo perché il video è abbastanza lungo. Comunque, ripeto, questo qua è un iPhone 2G da 8 giga. Non so se, ok, si vede bene. È stato installato iOS 6, l'ultima versione che si può installare. Diciamo che come configurazioni potete anche, se avete qualche telefono vecchio, io grazie a iPhone Assi, o comunque se voi sapete come fare, io non sono del capace, l'ho spedito e me lo sono fatto trasformare come fosse un iPhone, non diciamo paragonabile a quelli nostri, però. Ok ragazzi, vi saluto e al prossimo video. Ciao!